Benvenuti nel mio canale, sono Maira e oggi andiamo avanti con i Sims 4. Andiamo a vedere i risultati dell'ultimo sondaggio. Dopo che Lorenzo ha scoperto il tradimento di Matilda e l'ha rinchiusa dentro casa, Emma e Teresa sono andate da Ludovica Beatrice per raccontare tutto quello che è successo. Nel sondaggio dovevate decidere la scelta delle quattro ragazze, quindi se andare a chiedere aiuto a Nicola oppure andare a chiedere aiuto ad Alice. La maggioranza ha scelto di andare a chiedere aiuto a Nicola con una maggioranza di 9635 voti su 3073 come sempre qui il totale delle risposte non è aggiornato ma comunque questa è la maggioranza quindi questo è quello che andremo a fare in questo episodio le ragazze decidono di chiedere aiuto a Nicola raccontandogli l'accaduto Nicola preoccupato per Matilda si precipita a casa sua ma scopre che né lei né Lorenzo ci sono per la casa Nicola trova vicino al letto una lettera scritta in da Matilda in, in cui scrive le indicazioni del luogo dove Lorenzo la sta portando e che lui non la lascerà andare finché morte non li separi. Nicola si precipita sul posto, ma scopre troppo tardi che in realtà era tutta una trappola architettata da Lorenzo, che voleva incontrare Nicola in un luogo appartato lontano da possibili testimoni. Quale sarà il piano di Lorenzo? Beh, per questo lo scopriremo più avanti con il prossimo sondaggio. Nel frattempo andiamo a mettere in atto la prima parte. Ed eccoci qua, riprendiamo esattamente da dove ci eravamo fermati nello scorso episodio, quindi siamo nella zona del faro. Emma e Teresa hanno appena raccontato tutto a Ludovica e Beatrice e adesso raggiungiamo Nicola per chiedergli aiuto. Uh. Non sono andata direttamente a casa di Nicola perché non volevo, diciamo, incontrare Alice, quindi ho selezionato qua il bar, ma ovviamente non andiamo al bar. Ci mettiamo magari qua. Quindi, vai qui insieme. In teoria mi ha formato un gruppo con tutti quanti, giusto? Ci sono sia Ludovica e Beatrice, sia Nicola bravissime venite qua e adesso sì siamo qua fuori non proprio di notte comunque a sera tardi con nicola che si chiederà ma cosa sta succedendo e adesso dobbiamo raccontargli non solo che abbiamo scoperto tutto della storia con matilda ma anche quello che ha fatto lorenzo a matilda allora direi sempre di partire eh, aspetta che ti ho visto ti avevo visto vabbè si sì, ci lagniamo della vita ingiusta ma volevo anche lamentarmi dei genitori allora, dunque, eccolo qua, ci lamentiamo dei genitori e poi dovremmo fare anche una conversazione profonda. Tra l'altro vedo che lei... No, è un po' a disagio, però non è più furente. Vediamo se per caso... No, abbiamo ancora la fase infantile chiassosa, però lei è passata a quello sbalzo d'umore in cui era furente. Appunto. Speriamo che loro due restino qua, però. E eh, di no, no, va bene. Ok, loro, loro vanno in giro. Ma noi intanto parliamo con Nicola. Vediamo se facendo così vai qui insieme. Vengono anche loro due, che sono tornate dentro. E poi andiamo a fare la conversazione profonda. No, non impara a conoscere uh, la conversazione profonda. Vediamo un po' dov'è. Che è sempre verso la fine, mi sa. Oppure non c'è, quindi facciamo qualcos'altro. Ok, stanno tornando anche le altre. Vediamo se io parlo con loro. Magari riesco a trattenerle. Uh, andiamo sempre qui. Chi è della carriera no? Nossa, approvazione. Sì. Ok, e parliamo anche con lei. Così cercate di restare tutti uniti. Herb. Herb. Ok, dai, direi Herb. che abbiamo parlato con Nicola. Se c'era la conversazione profonda, volevo farlo, ma non la trovo. Non sempre viene fuori. Eccola qua. Ok, vai. Vai oh, nella conversazione Herb. profonda, Herb. e poi direi Herb. che possiamo Herb. lasciare andare Nicola alla ricerca di Matilda. Herb. Ok, ci vado subito. Herb. Me ne Herb. occupo io. Oh. Però devo cambiare famiglia. <ride> allora intanto ho fatto una modifica nel senso che ho cambiato praticamente i sim appartenenti a questa famiglia come vedete qua abbiamo Lorenzo, Matilda, ah così avete anche già letto dove sono e poi abbiamo anche Nicola mentre eh, Emma e Teresa li ho trasferite per il momento a casa di Ludovica e Beatrice così loro stanno là tranquille finché loro tre cercano di risolvere la situazione nel frattempo Nicola... È arrivato a casa di Matilda, ma le luci sono tutte spente, quindi cerchiamo di entrare e vedere un po' se c'è Matilda. Andiamo su. Oh, povero quel cuoricino, Matilda. <ride> eh no, qua non c'è. Vai di qua. Non c'è neanche qua. Andiamo a vedere nella camera da letto. Vieni! Ah uh, no, Matilda non c'è e non c'è nemmeno Lorenzo. Ma qua c'è una lettera! Che però non posso raccogliere perché è soltanto un oggetto decorativo. Ma abbiamo trovato una lettera. E come diceva il sondaggio, in questa lettera Matilda è riuscita a scrivere molto velocemente prima che Lorenzo la portasse via dove la stava portando e anche quella cosa che lui non la lascerà andare quindi. Abbiamo letto la lettera che appunto non, non posso prendere perché è una cosa soltanto decorativa e adesso sappiamo dove sono Matilda e Lorenzo, quindi vediamo di raggiungerli. E siamo arrivati alla tenuta Foninfesta. festa, quindi vediamo un po' di cercare dove sono andati Matilda e Lorenzo. Lorenzo vedo che è anche diventato furioso, intanto Nicola vai qui. Ah, qua c'era ancora tutta la decorazione per il matrimonio. No, che tristezza. Proprio nel luogo dove si sono sposati. Eccoli. Eccoli che oh, stanno Gio... litigando fra l'altro. Forza, 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 Nicola. Vieni. Vieni qua. Adesso sono anche imbarazzati. Oh, andiamo a continuare a fare cose perfide, visto che ci siamo. Dichiari in amicizia. Oh, perfettamente. No, no, resisti. Deve andare in bagno, lei. Dei Lodi. ridi. Disputa. Sempre sulla genitorialità. Sta arrivando lui. Sì, sì, con molta calma, ma sta arrivando. Forza, Nicola. Là c'è Matilda che sta litigando con Lorenzo. Adesso, però, è lei ad essere diventata furiosa. Fra l'altro, oh, 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 guardateli. Insulta il viso eh? e lancio una bevanda. Ah, squire. E provochiamolo. Non solo mi hai rinchiuso in casa, sì, sì, sì. ma mi hai pure portato qui. Cosa ci facciamo qui? Eccolo che sta arrivando lui. Arrivo. Aspetta, che non mi perdo. Eccolo, eccolo. Lorenzo, Nicola è arrivato. Allora, intanto direi che Nicola vai e salva Matilda. Quindi, andiamo subito sulle cose perfide. E... No, non penso ci sia già un lotta, quindi... No, manda via, no! Ora contro! Basta, 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 uh, voi! Uh, yeah, Intromettiti, Nicola! Intromettiti tra loro due! Ah, l'avete finita voi due, però. <ride> Nicola! Uh, intervieni! Uh -huh. Tu spostati, Matilda, che è meglio. Qua adesso la vedo brutta. Uh -uh. Uh, oh? Ben oh, bravo, dimmi, 4 No, non esercitarti a cantare, che ho sbagliato. Andiamo sempre sul perfido, fermi tutti. Insulta. Poi. Al... Oh, eccolo, eccolo. Dai, dopo ci sta anche una bella lotta fra loro due. Spintoniamo. Lanciamo eh, anche una bevanda. Scafus? Oh, oh, oh. Frong, switch, Insultiamo ancora Tom. poi. A questo punto, eh sì, sarebbe più giusto... Uh, che che la bevanda non ha funzionato che fosse Lorenzo a iniziare la lotta, visto che è stato lui a in realtà a scrivere quella lettera che abbiamo trovato in camera da letto da Matilda, perché Lorenzo ha cercato di attirare Nicola qui in un posto appartato proprio per affrontarlo. Facciamo fuoco e fiamme, rimproveriamo aspramente. E poi dai Ci sta il lotta Guardate lei Ancora furetti Sono tutti e tre furetti Eccoli No Ho sbagliato Cioè no non ho sbagliato Ma mi ha annullato l'interazione Dai su Eccoli Oh forse gliel'ho fatta doppia Eh sì. Ah Nicola! Ok, Nicola e Lorenzo si odiano, va benissimo. Lorenzo e Nicola si odiano, perfetto. Ma ha vinto Nicola! Oh, guarda lei! <ride> posso farne un'altra? Vediamo se si può. Sì, posso farla! Oh, guardatela! Oh, <ride> attento! Eh niente Lorenzo, mi spiace ma Nicola. Si batte ogni volta, eh già. Ma molto probabilmente perché anche Nicole, essendo eh, molto atletico, ha anche molta, molta più forza. Che dite, ne facciamo un'altra e poi direi di far intervenire Matilda fra loro due, visto che continuano ad aggiuffarsi. Si, sì, non non chiacchierate adesso. Sì, là, forse è il caso che adesso però intervieni, sai? Uh, uh, uh. 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 Eh sì, niente, niente Sta continuando a vincere Nicola Eh, le ha prese di santa ragione Urla contro addirittura No, vai tu, vai tu Tu cosa stai facendo? Scopri cosa sta succedendo Vai e fermali Fermali tutti e due No, come lotta! E rimprova la Lorenzo, forza. Cerca di fermarli. Mettiti in mezzo. No, c'è cioè Nicola in mezzo. Nicola, spostati. E chiara era con entrambi. Bellendi. E anche tu, digliene 4, tutti e due. No. Ah, c'è il divorzio. Ah, 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 potrei anche farlo a questo punto Allora, trattiamo freddamente lei E poi con lui invece Beh, dichiariamo in amicizia con lui, Sli ci sta Boone, Non dovete chiacchierare amichevolmente però Hibboné, Ma non parlate del sole, del tempo Hibboné, oh. Shabot, Dei muffin, ma oh, oh. come? Oh. Ma no, dai, mi ha annullato tutto eh, aspetta, che ci riprovo allora. Stavamo facendo tratta freddamente. Lei Lamentati della vita sentimentale. Credo non sia la persona adatta con cui lamentarsi di queste cose. E dichiariamo in amicizia. Lorenzo e Nicola non ne possono più. Adesso sono nemici. Eh già. Eh, già. A questo punto direi che potreste già andare a votare al nuovo sondaggio, visto che tutto quello che c'era da fare eh, nell'ultimo sondaggio l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto in modo che le ragazze andassero da Nicola a chiedere aiuto. Nicola è andato a casa di Matilda per vedere cosa stava succedendo. Intanto, aspettate che gli faccio un po' insultare a vicenda. tanto <ride> Visto che ci siamo, provoca. Perfetto. Ah, è andato a vedere cosa stava succedendo, non gli ha trovati, ma ha trovato la lettera che poi si è rivelata essere una lettera scritta da Lorenzo che voleva eh, portare qui Nicola per una resa dei conti, per diciamo affrontare Nicola e affrontare anche Matilda sul tradimento. Adesso ci sarà. L'ultimo sondaggio che porterà alla conclusione di questa storia. Ovvero ci sarà una scelta molto importante da parte di Lorenzo, perché è inutile negare che tra Matilda e Nicola ci sia qualcosa di molto, molto, molto profondo. Forse anche qualcosa che tra Lorenzo e Matilda ormai non c'è più. Si sono anche spente tutte le luci. Cos'è successo? Ah, perché sono le 5 della mattina, sta per diventare giorno. oddio siamo rimasti fuori tutta la notte. Aspettate che tanto faccio litigare anche lui. Uh, facciamo un deridi e anche qualche insulto. Ma si sì, dai, lanciamo anche una bevanda. E usiamo anche parole proibite quindi dicevo in questo nuovo sondaggio la scelta di Lorenzo sarà molto importante perché determinerà la fine di una delle due relazioni quindi praticamente deciderete con chi dovrà stare Matilda se con Nicola o con Lorenzo mi raccomando decidete molto molto bene quindi adesso io non faccio andare a casa né Nicola né Matilda né Lorenzo, oh, li lascio qua, magari li faccio andare in bagno, alla tenuta fuori in festa, ecco infatti lui ci sta già andando perché non ce la faceva più e poi nel prossimo episodio riprendiamo da questo punto e vediamo... Oh mamma dichiarato in amicizia! Va bene dai, ci stava ormai! <ride> La situazione qua è abbastanza, abbastanza critica non abbiamo ancora fatto il divorzio perché appunto sarà una cosa che verrà decisa con l'ultimo sondaggio facciamo anche un spintona e urliamo contro non dovete chiacchierare per cortesia e quindi la prossima parte sarà la parte conclusiva. Detto questo ci fermiamo qua con questo episodio che non è durato proprio tantissimo non almeno come tutti gli altri episodi ma era una sorta di preludio di prefinale al finale che sarà la prossima volta quindi direi che possiamo fermarci qua con questo episodio lasciate un mi piace like e un commento se il video vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video ciao a tutti